tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Neve e gelo sulle Marche, auto bloccate in strada, mezzi finiti di traverso e scuole chiuse in alcuni comuni della regione. Ancora giorni di aria fredda, mareggiate e fiocchi fino a bassa quota, previste raffiche di vento fino a burrasca e un miglioramento dalla giornata di giovedì. Cordoglio per la scomparsa di Enzo Zatta, storico usciere del comune di Pesaro. Cani, gatti, asini e cavalli, animali in piazza 20 settembre per la tradizionale benedizione in occasione della ricorrenza di Sant'Antonio Abate. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo il telegiornale con il maltempo che ha colpito anche la nostra regione. A causa della neve e del ghiaccio sulle strade si sono verificati disagi e non pochi problemi alla viabilità. Inoltre alcuni sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole e delle scuole di ogni ordine e grado. Inoltre fra questi comuni ci sono quelli di Montefelcino, San Costanzo Urbino e Fabriano. Ma vediamo tutti i dettagli nel servizio di Lino Balestra. Il maltempo ed il freddo che da oltre 10 giorni imperversano sull'Italia non abbandoneranno il paese prima del prossimo fine settimana, anche se dovrebbe trattarsi solo di una tregua che, passato il weekend, le temperature torneranno ad abbassarsi. Anche se dovrebbe trattarsi solo di una tregua perché, passato il weekend, le temperature torneranno ad abbassarsi. La massa d'aria fredda di origine polare giunta sull'Italia e sul bacino del Mediterraneo ha il suo baricentro sul Mar Tirreno centrale e entro domani, secondo gli esperti, questa depressione verrà ulteriormente rinforzata. Emilia-Romagna, Marche, Molise, le regioni adriatiche fortemente colpite in queste ultime ore e nel settore abruzzese si potrebbero registrare fino a 2 metri di neve a quote collinari. Nelle Marche non sono state solo le zone nel maceratese ad accusare le più forti ripercussioni. Ieri è stata una giornata estremamente impegnativa per Protezione Civile e Vigili del Fuoco impegnati nel Montefeltro e in tutto l'entroterra provinciale per i disagi causati dalle strade sul ghiaccio. Nei pressi della seggiovia del Monte Nerone intervento su 15 auto che non riuscivano a scendere a valle. Stessa sorte per gli automobilisti nei pressi dell'eremo di Carpegna. Altri interventi si contano da Cagli fino a Serravalle, nel Nerone. In provincia di Ancona i disagi maggiori si sono avuti lungo la strada statale 76 nel Fabrianese, disagi anche ad Arcevia, dove le strade sono completamente imbiancate. Anche la città ducale, ricoperta da una spessa coltre di neve, a tal punto da indurre il sindaco a chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, così come ha deciso il suo collega di Fabriano e nelle nostre vicinanze scuole chiuse, al momento solo per domani, a San Costanzo e Montefelcino. Sul fronte della viabilità, nella giornata di oggi, lungo la Flaminia, la neve ha imbiancato Lucrezia, Cartoceto, Colli al Metauro, Fermignano e Sunsù, fino a Cagli. Per l'autostrada A14, caselli presidiati nella carreggiata sud del tratto marchigiano da Civitanova Marche a San Benedetto del Tronto per regolamentare il traffico dei mezzi pesanti fatti entrare in autostrada in modo cadenzato per non ingolfare il tratto abruzzese dove è nevicato pesantemente per tutto il giorno. Nel tratto invece da Gabice ad Ancona Nord, di competenza del compartimento fanese della Postrada, non si sono registrate particolari criticità per tutta la giornata. E per conoscere l'evoluzione delle condizioni meteo per le prossime ore, quindi per stanotte e per la giornata di domani, siamo in collegamento con Francesco Cangiotti di geometeo.it. Buonasera Cangiotti, allora che cosa ci aspetta?
Sì, buonasera, ecco che questo vortice depressionario è in inclinazione sulla nostra penisola e quindi sta continuando a richiamare queste correnti fredde dai Balcani verso il nostro territorio. Sta nevicando a tratti anche in maniera copiosa sulla tutta la dorsale appenninica, ma anche sul settore collinare, fino a quote molto basse. La neve raggiunge anche la bassa vallata del Metauro, del Foglia, fino a raggiungere praticamente i settori pianeggiati. Nella notte continueranno queste precipitazioni nevose, a tratti anche intense, e anche per tutta la giornata di domani ci attendiamo ancora maltempo diffuso con nevicate che tuttavia tenderanno leggermente ad alzarsi di quota, soprattutto nelle prime colline a ridosso della costa, mentre su tutto il resto del settore collinare interno appenninico continuerà a nevicare e gli accumuli potranno anche superare i 50-60 centimetri oltre i 500 metri di quota. Bene, grazie a Francesco Cangioti di geometeo.it. Adesso invece ci colleghiamo con il comune di Coglia al Metauro, esattamente dalla piazza di Calcinelli, dove si trova Marco Ferri. Buonasera direttore, quali sono gli aggiornamenti? Sì, buonasera. Dunque, qui da Coglia al Metauro gli aggiornamenti sono intanto che qui non nevica più in questo momento, anche se fino a poco fa è nevicato. Qui al suolo ci sono circa 2-3 centimetri di neve. Diversa invece la situazione nell'entroterra, o meglio nella parte alta della vallata del Metauro, dove invece i centimetri sono circa 10. Partiamo però subito dalla situazione, dagli aggiornamenti che riguardano le scuole. Dobbiamo dire subito, abbiamo chiamato, ci siamo sentiti poco fa con il commissario prefettizio di Coglia al Metauro, ovvero il dottor Antonio Angeloni, che ci ha confermato che per la giornata di domani tutte le scuole di ogni ordine e grado nel territorio di Coglia al Metauro rimarranno chiuse, così come ha deciso anche la sua collega Marisa Amabile per Terre Roveresche. Dunque sia Saltara, Serungarina, Montemaggiore per quanto riguarda Colli al Metauro, sia Terre Roveresche, quindi Barche, Orciano, Piaggio e San Giorgio, in questi paesi domani le scuole resteranno chiuse, scuole di ogni ordine e grado. Diversa invece la situazione a Cartoceto, dove Enrico Rossi poco fa ci ha detto che ha deciso la chiusura delle scuole di concerto, così come nell'altro caso, con i dirigenti scolastici. Rimarranno chiuse soltanto la scuola Ragnetti, quindi primaria e infanzia, di Cartoceto. Tutte le altre scuole, quindi dove c'è il maggior numero di studenti, di Lucrezia, le altre scuole di Lucrezia rimarranno invece aperte. Questa è la decisione presa nel corso della serata. Per quanto riguarda invece la situazione delle strade, tutti i mezzi della provincia e anche le ditte private sono in azione con gli spalaneve e anche i spargisale per cercare di tenere il più possibile libere le strade. Certamente va un po' meglio qua sulla pianura, un po' più difficoltosa invece la situazione in alto, però diciamo che tutti i mezzi, ne abbiamo visti poco fa due passare qui sulla vicina Flaminia, che sta proprio dietro le mie spalle. La situazione qui è tranquilla, però ecco, si sta tenendo sott'occhio tutta la strada, tutte le strade provinciali dell'entroterra, quindi le zone alte, dove tira anche del forte vento, e quindi su quello si stanno concentrando un po' tutti i mezzi per cercare di evitare che ci siano degli accumuli importanti. Poi c'è stato un incidente invece nella strada della Querciabella tra Ginestreto e Candelara, un incidente cui è rimasto vittima un ragazzo, non sappiamo l'età perché è successo da poco, che era a bordo di una Panda 4x4 che è uscita fuori strada a causa del ghiaccio e della neve contro un albero. Il ragazzo è rimasto lievemente ferito, è stato liberato dai vigili del fuoco e poi a bordo del 118 di un'ambulanza è stato trasportato all'ospedale, sul posto anche la polizia municipale di Monbaroccio. Questa è la situazione, mentre comincia leggermente a fioccare di nuovo qui sulla piazza di Colli al Metauro. Dicevo, la situazione va tenuta sotto controllo soprattutto durante la notte, perché le previsioni, come avete già detto voi poco fa, le precipitazioni potrebbero continuare anche in modo abbondante in tutto l'entroterra. E per il momento è tutto.
Bene, grazie Marco, ci ricollegheremo più tardi per le ultimissime. Intanto andiamo avanti con la cronaca. Lascia due sorelle e tre nipoti, Vincenzo Zatta, per tutti Enzo, storico commesso del comune di Pesaro, scomparso dopo una breve malattia. Personaggio conosciuto per i tratti umani e generosi, era nato nel 1953 in Etiopia. In città si è occupato fino agli inizi degli anni 90 del negozio di giocattoli di famiglia. Noto per la sua attività di cineoperatore nei cinema moderno e Nuovo Fiore, è stato poi assunto dal comune nel 1992. Dopo una parentesi di 4 anni come operatore scolastico, è passato al ruolo di esecutore servizi di informazione al cittadino. Ai familiari il cordoglio del sindaco, della giunta comunale e dei dipendenti. Adesso cambiamo argomento perché in occasione della ricorrenza di Sant'Antonio Abate, ieri in piazza 20 settembre si è svolto il tradizionale appuntamento con la benedizione degli animali. Sant'Antonio nasce a Coma, in Egitto, intorno al 251 e figlio di agiati agricoltori cristiani. È considerato il santo protettore degli animali domestici e del bestiame e proprio per questo motivo viene raffigurato vicino a un maialino che porta al collo una campanella. Questa particolare festa, oltre a ricordare gli animali e la vita del santo, scandisce anche il tempo tra le semine e raccolti in agricoltura. Anche Fano si è preparata per questa ricorrenza. Fin dalle prime ore tantissime persone hanno riempito piazza 20 settembre con più di 200 animali che assieme ai propri padroni hanno fatto la loro figura. Non solo cani, ma anche muli, caprette, piccioni e porcellini d'India. A concludere il tutto 20 bellissimi esemplari di cavalli che hanno sfilato lungo il corso e fatto tappa al centro della piazza. Anche il tempo ha fatto la sua parte, regalando così una mattinata di sole rispetto allo scorso anno, dove una fitta nevicata aveva impedito il regolare svolgimento della manifestazione. Dopo la benedizione dell'anno scorso, che c'è stata una bufera proprio durante la benedizione, quest'anno invece c'è stato il sole, vuol dire che probabilmente ce lo siamo meritato di più che l'anno scorso. Moltissima gente, moltissimo pubblico, anche molti cavalli, quindi meglio di così non si può. L'evento è organizzato dall'Associazione Nazionale Giacche Verdi e dall'Associazione Cinofila Salvataggio Mare K9 in collaborazione con Fidomania e col patrocinio del Comune di Fano. È sempre un momento molto bello di unità, di condivisione, perché comunque ormai l'animale è parte integrante della nostra famiglia, per cui tutti hanno il piacere a viversi questo momento, a ricevere la benedizione, a prendersi il panino, i biscotti, ormai è un rito, quindi l'appuntamento è per il prossimo anno qui in Piazza Fano. A svolgere il rito di benedizione, padre Silvano Bracci, dove ricorda che gli animali non erano importanti solo al tempo di Sant'Antonio, ma lo sono ancora tutt'oggi con l'amore e la fedeltà che ci dimostrano. Noi chiediamo a Sant'Antonio che ci dia una mano all'amore per la natura, così come è uscita dal cuore di Dio e come si è evoluta. L'uomo ha sentito la bellezza della natura e addomesticando gli animali di grossa taglia, pensando appunto ai cavalli, ai buoi, eccetera, ha sentito anche l'utilità di questi. Sono diventati amici dell'uomo, poi quelli più piccoli, cominciando magari dalle pecore, lana, latte, eccetera. E poi ecco gli animali, quelli che sono di compagnia adesso. Cerchiamo di rispettarli sempre comunque, proprio perché possono essere per noi un sollievo. Pensiamo a quanti malati sono sollevati anche dalla presenza di questi piccoli animali. Che Sant'Antonio aiuti i cristiani, ma anche gli animali eletti. Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, sulle vostre famiglie, sulle vostre case e sugli animali che ora presentate qui. A conclusione poi della celebrazione sono stati distribuiti biscotti per cani, pagnotte di pane e carote per cavalli. Tutto rigorosamente benedetto. E sempre per i festeggiamenti di Sant'Antonio Abate, la Polisportiva Camminate organizza per domani una festa in collaborazione con la parrocchia Beata Vergine al Ponte Metauro di Fano. Il programma avrà inizio alle ore 9 con una santa messa che verrà celebrata nella chiesa di Camminate. Alle ore 10 seguirà una colazione di Sant'Antonio nel salone parrocchiale adiacente alla chiesa, mentre alle 16.30 avverrà la benedizione degli animali nel piazzale del paese. Cambiamo di nuovo argomento perché nelle scuole dell'infanzia di Fano sono per arrivare ben 8 valigie cariche di libri. Lo scopo dell'iniziativa è quello di promuovere la lettura in modo alternativo e innovativo fin dalla tenera età.
Una valigia piena di libri che stimoli la meraviglia dei bambini e li sproni alla lettura. È questo lo scopo dell'iniziativa La Valigia delle Storie, figlia del progetto Nati per Leggere, che vede la Memoteca Montanari, i servizi educativi del comune di Fano e del Dragone Fanfarone sulla stessa lunghezza d'onda. Lavorare sulle storie e intrattenere i rapporti con il mondo scolastico, coinvolgendo anche i genitori con i laboratori di lettura ad alta voce. Visto il grande successo della passata edizione, sono aumentati i numeri, le valigie cariche di libri sono passate da 5 a 8 e i libri sono diventati 106. In più, la novità di quest'anno sarà il teatrino Kamishibai, direttamente dalla tradizione orientale, in cui i cantastorie giravano paese per paese in bicicletta e, portandosi dietro questo teatrino fatto di immagini e disegni, commentavano ad alta voce. E sicuramente i nostri bambini, amanti dei piccoli teatrini di burattini, saranno rapiti da questo nuovo modo di raccontare delle storie e inventarne anche delle nuove. Quest'anno riproponiamo questo viaggio, nel vero senso della parola, con 8 valigie e 106 libri, quindi con nuovi acquisti che attraverseranno tutte le scuole comunali e statali, perché questo ci permette non solo di condividere con i bambini delle storie e di crescere da un punto di vista anche formativo e pedagogico, ma anche di coinvolgere i genitori e le famiglie all'interno di un progetto che vede nella lettura la riscoperta anche di una dimensione relazionale che è molto importante, dentro e fuori dalla scuola. Allora, il valore della lettura nel 2016, ha ancora nel mondo della digitalizzazione la lettura, il libro, la carta? Come no? Adesso al di là della carta o del digitale, sicuramente la lettura ha un grandissimo valore. È uno strumento che tutti noi dovremmo utilizzare per poter migliorare di continuo, perché ci dà delle grandi opportunità. Dobbiamo assolutamente pensare che lo è fin dalla nascita o prima della nascita, questo lo abbiamo imparato dopo tanti anni di progetto Nati per Leggere, e sappiamo quanti benefici la lettura possa dare al nostro cervello, ai nostri neuroni fin da piccoli. I genitori hanno con i libri una grandissima opportunità, quello di entrare in relazione con i loro bambini, una relazione positiva, di creare un dialogo e dare a loro anche quello strumento che sarà per loro per tutta la vita molto prezioso. E a una settimana dalla conclusione delle festività, questa mattina è stato presentato il bilancio di tutti gli eventi del Natale Più. Il segno più nel logo del Natale fanese ha portato bene, perché se è vero che in generale le presenze turistiche in provincia sono state in calo a causa dell'effetto terremoto, a Fano c'è stata una riconferma delle presenze, quindi un dato positivo e in controtendenza sull'andamento generale. Facce soddisfatte quindi nella conferenza stampa di stamattina, dove Proloco, Comune e associazioni di categoria hanno tirato le somme di un mese di eventi, iniziative e mercatini. C'è stato un lavoro straordinario dell'amministrazione comunale, delle tante associazioni coordinate dalla Proloco, e devo dire che è stato un lavoro molto apprezzato, come si vede anche dal video promozionale che abbiamo fatto a conclusione del lavoro. Sono passi in avanti anche rispetto allo scorso anno. C'è da dire che in 2 anni si è passati da una situazione di quasi bassa a un livello molto, molto alto, e apprezzato non soltanto dai fanesi ma anche da tanti cittadini che sono persone turisti che sono venuti da altre città, a dimostrazione che questa città ha un potenziale e si sa valorizzare. Ovviamente questa è una sfida in crescita, ogni anno aggiungeremo delle novità, anche il prossimo anno, già stiamo pensando al prossimo anno con nuove unità. Quindi grande soddisfazione per come sono andate le cose, e voglio aggiungere, anche lanciando nuovi stimoli, c'è stato un Natale più e il prossimo progetto sarà un centro più, perché sempre più lo valorizzeremo con altre idee e progettualità che andranno a valorizzare ulteriormente questa città. Il percorso iniziato 2 anni fa dalla Proloco, spronata dall'amministrazione per dare una cifra distintiva del nostro Natale, è una macchina in movimento, ma che dà segnali chiari su qual è la direzione giusta, su dove puntare la barra del timone. Eccellenze, diversificazione e coinvolgimento globale della città.
Ed infatti abbiamo visto più di 1500 bambini coinvolti in diversi momenti del Natale, ben 600 visite guidate alle nostre bellezze storiche e 8000 visite al presepe di San Marco, tutte farina del sacco nostrano, senza aiutini tipo pullman da candelara come lo scorso anno. Noi della Proloco ci abbiamo messo tanto, un'azione di coordinamento, ma siamo riusciti a metterci tanto perché l'amministrazione comunale ha fatto una scelta chiara, quella di far crescere questo periodo natalizio, e i commercianti e le associazioni ci hanno seguito. Ovviamente noi Proloco senza tutto questo non potevamo far nulla, ma credo che sarebbe stato anche il contrario, quindi c'è stata una sinergia forte per arrivare a veramente un bel momento dell'anno che è quello del Natale. Quindi se pensiamo a 2 anni fa com'era il progetto del periodo natalizio, oggi veramente siamo ad un ottimo livello. E Rolando Gasparoli è il vincitore del concorso Fai il presepe dove vuoi. Gasparoli ha realizzato il presepe in Viale Adriatico 30 sul davanzale, ben visibile dalla strada. L'opera era ricca di elementi che richiamavano la città, come il ponte che collega il Lido alla Sassonia, il faro e le imbarcazioni. Gasparoli è riuscito a ricreare alla perfezione, con molta cura nei dettagli, un ambiente a lui familiare, il suo quartiere e ciò che circonda la sua casa. Grazie all'apprezzamento ricevuto su Facebook da parte di tanti fanesi e i voti della giuria tecnica, ha conquistato il primo posto aggiudicandosi il premio realizzato dal direttore artistico Claudio Pacifici. Il secondo posto è stato assegnato a Francesco Paci, che in corso Matteotti 65 ha realizzato un presepe romano meccanico, mentre il terzo posto a Emanuela Giovannetti, sempre in corso Matteotti 65. Mercoledì sera invece poi vi comunicheremo il vincitore del concorso di Fano TV dedicato ai presepisti. Dunque, sabato scorso invece sono stati consegnati a Fano gli attestati ufficiali di un corso per l'utilizzo del defibrillatore rivolto agli allenatori e dirigenti di società sportive. Il progetto ha permesso a 346 sportivi di avere conoscenze teoriche e pratiche relative alla rianimazione cardiopolmonare e all'uso del defibrillatore stesso. La consegna si è svolta nella sede Avis. A fare gli onori di casa il vicepresidente Andrea Vitali, che ha coordinato l'iniziativa assieme all'assessore allo sport Caterina Del Bianco. Il corso, che si è svolto al centro operativo comunale, è stato possibile grazie al personale sanitario dell'associazione Fano Cuore Ollus, composto da volontari sotto la direzione del dottor Alberto Caverni. E prima di passare alla pagina sportiva vi facciamo vedere questa fotografia che ci è arrivata da un nostro telespettatore e che ha immortalato due lupi in un campo a Santa Maria dell'Arzilla, poche decine di metri da alcune abitazioni. Questa foto è stata scattata ieri mattina alle 10.30 e conferma come questi animali selvatici si stiano avvicinando sempre più ai centri abitati, probabilmente insomma in cerca di cibo. Come sempre le vostre segnalazioni sono fondamentali per la nostra redazione e vi ricordo che mercoledì sera il sindaco di Fano Massimo Seri sarà nei nostri studi per rispondere alle vostre domande, quindi potrete intervenire in diretta telefonando allo 0721 86 14 33 oppure inviando un messaggio anche con WhatsApp al 338 49 68 250. Adesso per tutti gli aggiornamenti sportivi c'è Matteo Del Vecchio, come sempre. Grazie Simona, buonasera a te e ai telespettatori di Fano TV. La prima rubrica sportiva del 2017 si apre con una variante a quella che è la scaletta classica, perché non parleremo di calcio con l'Alma Juventus, che ancora non ha ripreso la propria attività nel campionato di Lega Pro, che tornerà ufficialmente domenica prossima, e questa sera abbiamo deciso di dedicare la copertina al rugby, che proprio ieri dovrebbe aver regalato alla città di Fano un traguardo storico. Abbiamo usato il condizionale perché prima di esultare il Fano Rugby dovrà aspettare giovedì, quando la federazione diramerà il comunicato ufficiale. Un comunicato che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe sancire l'approdo del team fanese ai play-off per la Serie B, obiettivo fin qui mai raggiunto dalla squadra del presidente Francesco Livi. Nonostante la sconfitta subita a Gubbio ieri per 23-13, nell'ultima giornata della prima fase del campionato di C1, i ragazzi di Franco Tonelli sono riusciti a mantenere il terzo posto, anche se in coabitazione con gli stessi Umbri e il Gran Sasso Chieti. E, conti alla mano, la differenza punti negli scontri diretti sorride ai fanesi, anche se, come detto,
prima della certezza matematica occorre attendere ancora qualche giorno. E c'è un'altra squadra che attende la certezza matematica prima di esultare per il passaggio del turno ed è la San Cristoforo Fano. Lo sport in questione sono le bocce e il campionato è quello di prima categoria, dove la squadra fanese del commissario tecnico Antonio Bussaglia, con la vittoria per 5-3 ottenuta sabato contro la Metaurense, trascinata da un ispiratissimo Elvis Ciacci, ha raggiunto quota 15 punti in classifica, lasciandosi alle spalle la stessa Metaurense e Marotta di 7 lunghezze. Quando mancano 3 turni alla fine, dunque, ai fanesi manca solo un punto per accedere matematicamente alla fase regionale. Un weekend da dimenticare invece per quanto riguarda le squadre locali impegnate nei campionati nazionali di calcio a 5. Nel girone D del campionato di Serie B, Etabete Dalma Juventus, dopo il derby cittadino della scorsa settimana di cui state vedendo le immagini, sabato sono incappate in 2 sconfitte che le lasciano appaiate a quota 13 punti in piena zona play-out. L'Etabeta cade nella tana del Civitella Sicurezza Pro per 7-3, dopo aver chiuso la prima frazione avanti per 3-1 con i gol di Galvao, Ettai e Pietrelli. Perde invece in casa l'Alma contro il Città di Montesilvano e a pesare sul 5-3 finale per gli ospiti è anche l'arbitraggio, assolutamente inadeguato a detta degli All Blacks, cui non bastano la doppietta di Rondina e il sigillo di Pierangeli. A completare il tris di sconfitte è il Flaminia, che nel campionato di Serie A femminile viene superata in casa per 2-1 dalla Torres. Il gol di Sara Berti e le tante altre occasioni non bastano alle ragazze di Alessandra Imbriani per portare a casa punti che avrebbero permesso alle biancoazzurre di avvicinarsi alla vetta, dove c'è sempre il Rambla Padova a più 2 dalle fanesi. E se il weekend del calcio a 5 ha prodotto solo sconfitte, non sono andate certo meglio le cose alle squadre locali impegnate nei campionati di Serie C di volley. In campo maschile, l'Isa Infissi Virtus non riesce nell'impresa di fare punti in casa della capolista Nova Volley Loreto, a cui concede il fianco per 3-0, scivolando al 5° posto in classifica. È sempre più ultima nella graduatoria femminile, invece, l'APAV Calcinelli Lucrezia. Alle arancioverdi non fa bene nemmeno la cura del neotecnico Morris Meloni, anche se quella di sabato, al cospetto della capolista Castelbellino, non era certo la sfida più semplice per ricominciare a fare punti. E prima di chiudere vi vogliamo mostrare le immagini di una bella iniziativa giovanile che si è svolta ieri al Palazzetto dello Sport di Fano. Grazie alla società Fanum Fortuna e Scherma, che ha ideato e organizzato l'evento, al Palace High End è andata in scena la seconda tappa del Grand Prix Esordienti Marche, che ha visto la partecipazione di 150 giovani atleti dai 5 ai 13 anni. A rendere ancora più bella la kermesse, la presenza dell'ex campionessa mondiale ed olimpionica Giovanna Trillini ed il fatto che l'intero ricavato della giornata è stato devoluto alle Ollus, Una Speranza per Federico e Oasi dell'Accoglienza. Alla cerimonia di premiazione anche l'assessore allo sport Caterina Del Bianco, che ha espresso parole d'elogio per la società fanese e per il suo presidente Evelina Langella. E con la scherma si chiude questo primo appuntamento sportivo del 2017. È cambiato l'anno, ma non l'indirizzo internet al quale potete inviare le vostre segnalazioni, che è sempre lo stesso, ovvero sport@fanotv.it. Da parte mia è tutto, a voi telespettatori l'augurio di una buona serata. Bene, grazie Matteo, e prima di chiudere il nostro telegiornale ci colleghiamo nuovamente con Marco Ferri, che è nel comune di Colli al Metauro. Marco, ci sono delle novità? Sì, le novità riguardano soprattutto le ferrovie, che hanno comunicato da poco che a causa di questo maltempo, di questa forte andata di maltempo della neve, probabilmente ci saranno delle cancellazioni o dei ritardi nei treni, e dunque questo interesserà tutta la regione Marche, l'Abruzzo e il Molise. Poi naturalmente bisognerà fare attenzione, questo la ripercussione ovviamente sarà per la vita quotidiana, con le cose che si comprano al mercato e quindi l'aumento inevitabile di frutta e verdura che solitamente avviene quando ci sono condizioni meteo come queste estreme. Per quanto riguarda le scuole invece c'è da aggiornare che anche a Cagli domani non ci saranno, le scuole resteranno chiuse. A Urbino invece ci sono in questo momento
circa 30-40 centimetri di neve, dipende poi dalle zone, ma a Urbino, ci segnala una nostra telespettatrice, la cosa vergognosa è che la ditta che ha l'appalto per pulire la strada pare non essere, pare che non sia passata con lo spazzaneve per ripulire almeno le strade principali. Ma a Urbino si sanno. Oggi pomeriggio è stata un po' una giornata di festa, chiaramente l'aiuta anche il fatto che è tutta in salita o in discesa Urbino, e quindi in molti si sono riversati sulle strade innevate, sulle vie innevate di questa splendida località, di questa splendida città, per fare dello snow, come ci mostra questo video che adesso vi faccio vedere e che è arrivato sul nostro WhatsApp. Eccolo qua, lo facciamo vedere. Qui siamo in via Raffaello, vedete, a Urbino, con i giovani che stanno scendendo con lo snow. E qualcuno sotto grida Urbino come Cortina. Allora, la nostra redazione è operativa, come di consueto, ormai da 11 anni a questa parte, è operativa e quindi tutta la notte rimarrà aperta, e così come domani mattina molto presto saremo al lavoro per darvi gli ultimi aggiornamenti, soprattutto su quello che succederà durante la notte, e quindi vi aggiorneremo su tutto quello che eventualmente si deciderà di fare domani alle prime luci dell'alba. Per le vostre segnalazioni, come sempre, c'è il nostro numero 338-4968-250, potete utilizzare anche l'applicazione WhatsApp, è gratis, ormai lo sapete, lì potete inviare i video, potete inviare le vostre fotografie e anche le vostre segnalazioni. Per tutto il resto c'è il sito internet, occhialanotizia.it, e non ci resta che dunque salutarci e darvi appuntamento appunto a domani mattina alle prossime edizioni dell'informazione su Fano TV. Grazie Marco. Fra poco invece trasmetteremo la replica della prima puntata dei Riciclati Speciali, il programma realizzato dai comici del San Costanzo Show per sensibilizzare i cittadini sul risparmio idrico e sulla raccolta differenziata. Bene, per questa edizione del nostro telegiornale è tutto. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci a domani.